Antonio Merola, per te è stato un anno difficile soprattutto all'inizio, poi invece nel girone di ritorno ti sei ripreso alla grande. Sì, all'inizio è stato un po' difficile per me ambientarmi alla squadra, all'allenatore, alle sue scelte. Poi andando via da Rigo è arrivato Marra che ha creduto un po' di più in me, facendomi giocare terzino in casa col Trapani, anche non avendo disputato una partita buona, mi ha ridato fiducia alla Lamezia e da là ho proseguito con ottime gare fino alla Lamezia. Spero che questo cammino con l'Avellino continuerà anche per l'anno prossimo, perché mi sono trovato bene, la società con me si è comportata bene, gli amici sono stati ottimi, una grandissima squadra sia a livello morale che a livello di squadra nel campo. Ecco, non è stato facile reagire dopo la sconfitta di Trapani con lo spareggio a Matera, l'Avellino ci è riuscito e la forza del gruppo è emersa. Sì, come ti dicevo, il gruppo è stato compatto fino alla fine, anche se all'inizio non siamo andati tanto bene, poi ci siamo trovati alla fine a fare questo spareggio, è andata bene. Poi siamo andati a Trapani a prenderci la nostra rivincita che ci toccava, sapendo che là ci hanno dato 4 reti 10 giorni prima e siamo andati là per riprenderci la rivincita. Poi a Lamezia è stato un episodio che ci ha fatto male, perché stavamo giocando bene. Il primo tempo abbiamo fatto una grande gara giocando palla a terra, facendo vedere che eravamo una grande squadra, come se ne parlava prima del campionato. È mancato solo il gol? Sì, giocando con una punta, sai, è più difficile trovare il gol. Però loro ci hanno tolto la palla sulla linea a inizio gara. Poi hanno trovato anche loro buone opportunità attraverso Mangiapane, poi nella ripresa hanno trovato sto gol fortunato e sono passati loro. Vabbè, va bene così, tutti mettevamo la firma per ritrovarci alla finale playoff, però è andata male. Spero che l'anno prossimo questa squadra, non credo che sarà sicuramente questa la squadra, però spero che questa società, questa piazza sale di categoria, perché se lo merita. Con Meola? Speriamo, però sai come nel calcio, io lo spero di ritornare qua perché, come dicevo prima, sono stato bene, però è da vedere.